Dopo lo sciopero che ha fatto incrociare le braccia agli operatori ecologici per il mancato pagamento degli stipendi che ha prodotto come conseguenza montagne di rifiuti per strade e sui cassonetti stracolmi, adesso la situazione sembra tranquilla sotto il profilo economico per il servizio di prelievo dei rifiuti solidi urbani. A giorni dovrebbero arrivare le somme necessarie per pagare gli stipendi di aprile, ma sufficienti anche per evitare il ripetersi della situazione che si è venuta a creare qualche settimana fa. Dal lato GESA G2, come si legge in un quotidiano locale, fanno sapere che in questi giorni si sta lavorando per sistemare le cose. Come alcuni comuni, come Favara, Porto Empedocle, Raffadali e Racalmuto, hanno già mandato i ruoli di pertinenza che sono stati girati all'AIPA. Lo stesso ente ha anticipato alcune somme per sbloccare la situazione dei pagamenti. Per il futuro, però, specifica lato GESA G2, si potrebbe attingere al fondo di rotazione della Regione, che la Regione stessa deve ancora erogare. Avviati già i contatti con l'assessorato regionale al bilancio, in modo che, approvata la finanziaria, i tempi per l'erogazione del fondo siano brevi.